Salve a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova lezione per imparare la meravigliosa lingua italiana. Oggi vi propongo con semplicità una lezione nella quale ricordare le parole più importanti in italiano per iniziare e mantenere una conversazione da zero. Quindi un benvenuto ed un affettuoso abbraccio a tutte le persone che stanno iniziando da poco tempo ad imparare e studiare la meravigliosa lingua italiana. Prima di cominciare la nostra lezione, ovviamente volevo salutarvi facendovi vedere alcune meravigliose fotografie della nostra bellissima penisola, l'Italia. Ricordiamo, paese realmente eccezionale, non solamente perché pieno di benedizioni e ricchezze dal punto di vista culturale, storico, architettonico, ma anche dal punto di vista paesaggistico, e sicuramente tutti voi avete il desiderio, presto spero, di poter ritornare in Italia e fare un viaggio, magari un po' di turismo, come Dio comanda, cioè in maniera realmente amena, dolce, libera. E quindi insieme ad Adriana e Cristina, che saluto e ringrazio per la partecipazione, chiedo a tutti voi di commentare queste bellissime fotografie insieme a me. Dentro de poco, soprattutto per las personas que son nuevas en este canal, vamos a dar una pequeña lección en la que podrán aprender a comunicarse, expresarse de forma muy simple directamente en italiano, con unos diálogos de la vida real, con unas frases útiles que les van seguramente a ser muy importantes. Recuerdo, como siempre, que si desean aprender a comunicarse en italiano, pueden suscribirse a video curso gratuito italiano en marconisida.com. Por favor, compartan este video, darle like si es que le gusta para aumentar su visibilidad. Ciao Edwin, ciao Graciela, ciao Adriana, ciao, come state? Guarda che bellissime fotografie, andiamo a vederle insieme brevemente. Ricordiamo che l'Italia non solamente offre delle destinazioni meravigliose dal punto di vista storico, culturale, artistico, architettonico, perché chiaramente abbiamo città d'arte importantissime come per esempio Firenze, Roma, anche ovviamente Milano, Siena, Napoli, ma ricordiamo anche la bellezza paesaggistica del nostro paese. Abbiamo le Alpi nel nord della penisola, quindi tutta una serie di meraviglie per la montagna, ma anche per gli amanti dei laghi, dei fiumi e della costa. Ricordiamo che la penisola italiana ha praticamente chilometri e chilometri e chilometri di costa stupenda, meravigliosa, nella quale potrete sicuramente gioire di questa ricchezza, un patrimonio naturale. Intanto guardo queste fotografie molto belle, riconoscerete certamente la stupefacente Venezia, assolutamente bellissima. Guardate le Dolomiti, queste Dolomiti nel nord dell'Italia, ovviamente Venezia famosissima, questa invece molti di voi la riconosceranno. Guardate questo ponte, vediamo chi mi sa dire appunto di quale città stiamo parlando. Basterebbe esclusivamente che voi prestaste attenzione a questo ponte. Ok, vi faccio la domanda perché sono curioso di sapere se voi conoscete questa bellissima città. La ripropongo, vabbè, adesso è troppo facile perché si vede veramente da vicino, ovviamente l'avrete riconosciuta in tanti. Adesso direi, senza ulteriori indugi, di passare alla parte magari più diciamo interessante dal punto di vista della comunicazione, facendo qualche dialogo. Io vorrei che voi mi aiutaste parlando, comunicando e soprattutto provando voi stessi con la pronuncia. Por lo tanto, espero que ustedes... Ah, tenemos una ganadora, miren. Muy bien, Graciela, exactamente. Ponte Vecchio, stiamo parlando della bellissima città di Firenze. Bravissima, congratulazioni. Abbiamo anche Laura che mi dice: ciao maestro, sono stata in Italia nel 1992, voglio ritornarci presto. Ecco, Cristina mi ricorda per esempio la bellissima Sicilia. Ricordo a tutti che io sono calabrese, quindi vivo in Calabria,
una meravigliosa regione meridionale, quindi una regione del sud Italia stupenda, e invito tutti quanti a visitarla. Salutiamo Giovanna che mi fa una domanda che mi aiuta anche ad introdurre la classe di oggi. Dunque proviamo a fare un po' di conversazione, proviamo a salutarci come facciamo in Italia. Dunque la domanda di rito, cioè il rituale che tipicamente noi italiani utilizziamo per parlarci in maniera informale, quindi in maniera amichevole, per salutarci, tipicamente ciao, come stai? Ok? Ciao, come stai? E la risposta tipicamente è ciao, sto molto bene, grazie, ok? Grazie, e tu? Queste sono delle domande semplici, ovviamente io faccio un po' di ripasso, sto ripassando para aquellos que già me conocen y siguen los cursos, ovviamente avranno necesariamente già mucho dominio de estas frases porque han seguido el videocurso gratuito italiano. Por lo tanto, invito a todas las personas que aún no estén suscritas al videocurso gratuito italiano que lo hagan suscribiéndose con su correo electrónico en marcolisia.com y recibirán todo al correo electrónico que han elegido. Dunque, diciamo que Laura me saluta y me dice «Ciao Marco, come stai?» Io posso rispondere in questa maniera. «Ciao Laura, sto molto bene». Grazie, e tu? E un'altra cosa che posso dire è, per esempio, semplicemente ciao Laura, sto bene. Alcune persone possono anche dire grazie a Dio, no? Tipicamente lo hacemos, no? Come grazie a Dios. Ciao Laura, sto bene, sto molto bene, grazie a Dio. Oppure posso dire grazie, e tu come stai? Un'altra domanda che mi potrebbe fare magari è come vanno le cose? Ciao, ciao Marco, come va? Come va significa che tal, ok? Come in Spagna, no? Come va? Come anda? Come va todo? Quindi, ciao Marco, come va? Come va tutto? Ma principalmente diciamo come va? Come stai? Oppure diciamo anche tutto bene? Tutto bene? Todo bien? Tutto bene? Potete notare le similitudini. Una risposta che potete dire alternativa è ciao, sto bene, sto molto bene, quindi questo è opzionale. Oppure potete anche dire eventualmente non tanto bene, significa non muy bien. Oppure così, così, che significa más o menos, así, así, un poco. Quindi non tanto bene significa non muy bien. Poi chiaramente se è una situazione brutta e se purtroppo dobbiamo esprimere nostro malgrado che le cose non vanno bene, possiamo dire purtroppo non molto bene, o purtroppo va un po' male, ok? Sería anda un poco mal. Quindi ricapitolando, y espero que ustedes hagan la prueba de pronunciación conmigo, también espero que ustedes compartan este video si así les gusta. Estamos haciendo un poco de repaso para los nuevecitos, las personas que acaban de conocerme y no conocen nada de italiano, ¿no? Típicamente aquí hacemos también clases avanzadas, intermedias, y típicamente dirijo a todas las personas a que vayan estudiando el videocurso gratuito básico de italiano en marconisia.com para recibir todo el correo electrónico. Hoy estamos haciendo un repaso, quindi ricapitolando. Ciao, come stai? Come stai? Ciao, sto molto bene, grazie, e tu? Ciao Marco, come va? Tutto bene? E delle risposte ipotetiche. Ciao, sto molto bene, sto bene. Oppure, non tanto bene, così così. Oppure, purtroppo va un po' male. Purtroppo va un po' male, ok? Dunque, sono tutte delle risposte che potete dare. Un'altra domanda che potete fare quando volete conoscere una persona è chiaramente ciao, come ti chiami? Ciao, come ti chiami? E una risposta è ciao, mi chiamo Marco. Mi chiamo Marco. E tu? Muy simple. Dejemos la cosa muy básicas. Quindi ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Marco, e tu? Ciao, mi chiamo Marco, e tu? Mi chiamo Elena, e sono, per esempio, argentina, no? Facciamo un po' di conversazione. Oppure io potrei chiederti,
Qual è la tua nazionalità? 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 Sono italiano. Sono italiano e vivo, per esempio, e vivo in Italia. Si es che quiero por redundancia specificar che non solamente sono italiano, sino che vivo in Italia, perché hoy en día mucha gente sta desplazada, ok? Fatemi leggere qualche messaggio brevemente. Abbiamo Maria che mi dice: "Ciao, come ti chiami?" E ride, mi chiamo Marco. E tu come ti chiami, Maria? Abbiamo una buona giornata da Carmen. Abbiamo questo messaggio anche Laura che dice: "Sono molto emozionata perché grazie a Dio conoscerò l'Italia per la volta. Se Dio me lo permette, sarà molto presto. Sono molto contento, mi fa piacere." Abbiamo Drab che mi scrive un messaggio, dice: "Studio italiano 4 o 5 ore al giorno, un lavoro molto stancante, ma ce l'ho fatta alla fine." Bravissima. Drab è un nome di uomo o di donna, così posso anche utilizzare l'aggettivo corretto, e dice: "O anche puoi rispondere tutto a posto. L'importante non è come sto io, è come stai tu." Bravo, Drabo, brava, dimmi. Mi è piaciuta la risposta che hai dato. Effettivamente, noi diciamo molto: tutto a posto. Oh, grazie, ti ringrazio molto. Sei molto gentile. Dici: "Adesso ho un buon livello dell'italiano." Ecco, io ti suggerirei di dire: "Adesso ho un buon livello di italiano. Dopo 7 mesi, i tuoi video mi hanno aiutato un sacco assieme ad altri canali. Ne sono molto felice, sono molto contento che ti abbia aiutato la visione dei video che mettiamo a disposizione gratuitamente qui." Ricordo ancora una volta a tutte le persone che vogliano realmente imparare a comunicare in italiano in maniera semplice, molto efficace e pratica, ecco, di iscrivervi e sottoscrivervi con la vostra email a marconisia.com per ricevere il videocorso gratuito direttamente alla vostra email. Ci sono anche dei corsi più avanzati, intermedi, completi per perfezionare l'italiano. Ecco, un uomo, Drab. Ecco, Drab, mi piace molto il tuo nome, dunque ti chiederei gentilmente di dirmi qual è la tua nazionalità, oppure potresti anche dirmi dove vivi, ma credo di capire che ormai forse vivi in Italia, però sono curioso di fare questa conversazione con te. Dunque, qual è la tua nazionalità, caro Drab? Lo dico perché il tuo nome è un nome sicuramente interessante e quindi merita di essere conosciuta la tua nazionalità. Ci sono persone in questo canale da tante parti di tutto il mondo, quindi siamo molto internazionali. Salutiamo anche con affetto a Masedgar, dice: "Ciao, sono panamense, mi chiamo Edgar, ho preso il tuo corso basico 3 anni fa." Ottimo, sono molto contento, Edgar, di fare la tua conoscenza. Allora, proviamo ad aiutarti. Una cosa molto importante è che talune persone, soprattutto in ambito iniziale, confondono, perché è difficile oggettivamente, la differenza tra da e fa, ok? Quindi da e fa praticamente se sostituyen al español como lo hacen desde hace y hace. Qual è la complicación? Que son de usos diferentes. Quindi se io dico vivo in Italia da 3 anni, significa yo vivo in Italia desde hace 3 años, ok? Y hasta ahora sigo viviendo. Quindi vivo in Italia da 3 anni. Se io voglio dire invece ho visitato l'Italia 3 anni fa, 3 anni fa, come potete vedere l'uso è completamente distinto, è un uso differente, quindi è un uso differente, le parole sono molto semplici, quindi da significa desde hace, va bene? Ovviamente in ese contesto perché hai otros significados, perché también es una preposición que expresa la proveniencia, ¿no? Geográfica o del verbo de movimiento. Pero en este caso, vivo in Italia da 3 anni, vivo in Italia da 3 anni significa praticamente il tempo desde hace que yo vivo in Italia y perduro aquí in Italia. Y en cambio, si quiero expresar una situación que se ha quedado en el pasado y que ya fue y no es,
En este caso, he visitado Italia 3 años atrás. 3 años atrás, es decir, pues en aquel momento nada más. Quindi ho visitato l'Italia 3 anni fa. Questa è la differenza tra da e fa. Vivo in Italia da 3 anni, ho visitato l'Italia 3 anni fa. Salutiamo anche a Wilmer, salutiamo tutti i nostri amici. Per esempio anche Drab ci fa notare la stessa cosa, dice da, hace, donde, por, y otro significado más al español. Bravissimo, ha segnalato altro significato importante, per esempio donde. Faccio un esempio, questo non è facile, ma lo abbiamo visto in altre lezioni. Se noi diciamo, per esempio, ci vediamo da Marco, esto tipicamente significa a donde Marco, che può essere su casa o su tienda. È una cosa che tenemos nel contesto. Quindi, dove ci vediamo oggi? Hacemos así, un poquito de espacio. Quindi, dove ci vediamo oggi? Ok, donde nos vemos hoy? Ci vediamo da Marco. En este caso, esto es como a donde. A donde Marco, no? Podría ser su casa. Es como una forma sintética de contextualizar el lugar, porque estando o nos vemos al lugar a donde Marco, no? Può essere su casa. Quindi, ci vediamo da Marco potrebbe essere metaforicamente a casa di Marco, a casa di Marco, oppure magari al negozio, oppure nei locali dell'attività commerciale, per esempio. Potrebbe essere una pizzeria, per esempio, no? Allora, immaginiamo che ci sia una pizzeria, ci vediamo dallo scroccone. Questo è un termine che praticamente tipicamente ai lugares por aquí che si chiamano así. Non se lo voglio traducir perché è come una parola muy, muy complicata a traducirle. Ci vediamo dallo scroccone, no? È come una forma di chiamare quel locale. Oppure ci vediamo, non so, ci vediamo da Giorgio, ci vediamo da Nicola, eccetera, no? Potrebbe essere una pizzeria in questo caso, però è una cosa che nosotros conocemos, ok? Bene, allora, adesso vorrei anche, a proposito, Drab, mi stavo ricordando che ancora non mi hai risposto qual è la tua nazionalità, da dove è uscito quel bellissimo nome che c'hai, perché è chiaramente un nome esotico, quindi sarebbe utile conoscere anche la provenienza etimologica del tuo nome, no? Io sono sempre una persona molto molto curiosa. So che in America Latina ci sono nomi molto interessanti, diversi, che prendono un po' dalle varie parti del mondo, però soprattutto ma il tuo nome è Drab, perché non è un nome non è proprio un nome madrilegno, capisci che ti voglio dire? Per quello io sono una persona curiosa. Per esempio Marco, giusto per capirci, così ci capiamo cosa voglio dire. Allora, per esempio, Marco è un nome tipicamente italiano e che proviene da una specifica tradizione, no? Cioè Marco è un nome specifico, è un nome chiaramente biblico, San Marco, ed è un nome italiano. Quindi chiaramente sono dei nomi che hanno una provenienza. Per quello ti chiedevo da dove vieni, nel senso proprio della tua provenienza. Sicuramente ognuno di noi ha delle radici, che possono essere radici etniche, radici culturali, radici geografiche, capisci? Ah, ok, quindi è un nickname, vedi, ti chiami Peter. Interessante, va bene. Salutiamo anche Kellita, che mi dice buonasera Marco, sono contenta di rivederti, grazie a te. Mi fa tanto piacere salutare anche Gibram, come stai? Rogelio pure, molto molto piacere di rivederti. Poi Drab fa anche, o dovrei chiamarlo Peter, fa anche un altro esempio dell'altro utilizzo di da, che è tipicamente magari lo che seria por in spagnolo. Quindi per esempio lui fa un esempio, la pizza è stata preparata dal pizzaiolo, ok? Dal pizzaiolo, e lo fa molto bene, vedete? Mi gusta molto che stia partecipando, quindi la pizza è stata preparata da un pizzaiolo o dal pizzaiolo, se uno è specifico, la pizza si è preparata per un pizzero o per il pizzero. Allora, la cosa interessante è che abbiamo una forma
che tipicamente in questo caso può essere una forma anche passiva e non attiva dei verbi, per cui ci permette di conoscere la provenienza della persona che crea l'azione o che provvede all'azione, no? Quindi in questa maniera con la provenienza è più facile, perché io posso dire io vengo da Milano, quindi dal punto di vista metaforico, geografico, in questo caso pratico, io vengo da Milano, desde, e poi dal punto di vista dell'azione, per esempio questa macchina è stata guidata da Stefano, este coche ha sido conducido por Stefano. Quindi da chi proviene l'azione è molto interessante, soprattutto nelle frasi passive. Vediamo un attimino, mi fa un esempio, il nostro amico di cui purtroppo non ricordo il nome, dice: conosco un amico italiano con il nome Umberto. Da dove viene il nome Umberto? Allora, il nome Umberto è sicuramente un nome storico, soprattutto anche un nome utilizzato nell'aristocrazia. Umberto è anche un nome, diciamo, regale, in poche parole, insomma, un nome che è stato utilizzato anche non solamente dai re, ma anche dai papi. Quindi ci sono stati dei papi che sono chiamati, mi sembra, Umberto I, ma ci sono stati anche dei re. Andiamo a vedere insieme, quindi Umberto, l'etimologia del nome. Faccio una breve ricerca e ti rispondo. Per esempio abbiamo Peter che mi dice: Giuseppe è un nome molto comune in Italia. Assolutamente, i nomi più comuni in Italia, tra l'altro li possiamo vedere insieme, perché è molto importante ricordare che l'Italia ha una cattolica, cristiana, biblica particolare, per cui per esempio Giuseppe è un nome molto famoso, molto conosciuto, proprio perché è dedicato a San Giuseppe, cioè al padre di Gesù. E poi Maria è chiaramente un nome fondamentale per le donne in Italia, perché moltissime donne si chiamano Maria, eccetera. Davide, ci sono nomi poi come Marco, Mario, Paolo, tantissimi nomi, insomma, conosciutissimi in tutto il mondo. Andiamo a vedere adesso il nome di Umberto, per esempio. Ecco, ci sono delle informazioni che possiamo dare qui, prese da internet. Vediamo se riesco magari ad aumentare il font di questo. Vediamo se ci riesco un attimino, devo fare un'operazione. Eccolo qua. A volte bisogna ingegnarsi con... dunque, il nome, che chiaramente stiamo parlando del nome Umberto, lo posso scrivere. Umberto è un nome che deriva dall'antico tedesco Umbert e significa splendido gigante. Ma non lo sapevo. Ok, questa è un'informazione che ho appena preso da internet. Ecco, importante, fu il nome di tre conti della casa Savoia. Ricordiamo che la casa Savoia è stata una casa reale italiana in Piemonte, poi anche chiaramente dopo l'unità d'Italia. Il re d'Italia era un re originario della casa Savoia, e quindi c'era Umberto Biancamano, Umberto il Rinforzato e Umberto il Santo. L'onomastico viene tradizionalmente festeggiato il 6 settembre in memoria di Sant'Umberto Vescovo, fondatore del monastero di Mariò. Morto, beh, non ci interessa tutta questa informazione, però ci sono delle informazioni, non so che tanto attendibili possano essere, però ecco, Umberto è un nome non tanto comune, ma ci sono, insomma, in Italia 132.000 persone che si chiamano così, quindi poche persone, va bene? Se avete altre domande, io con piacere vi posso anche rispondere, ma sono sempre domande più che altro di curiosità. Allora, vediamo un attimino. Ecco, una domanda interessante che Peter ci fa, che tra l'altro Peter, ricordiamo, è un nome che viene da Pietro, anche questo è un nome nuovo del Nuovo Testamento. Vediamo, mi dice: ho un dubbio, come devo dire questa frase? Ok? Come devo dire questa frase?
Mio padre si sposò nell'87 o mio padre si è sposato nell'87? Allora, innanzitutto noi questo lo scriveremmo nell'87, semplicemente perché a prescindere dalla situazione verbale, noi praticamente utilizzeremmo l'apostrofo, quindi nell'87 perché abbiamo chiaramente questa preposizione articolata, questa preposizione composta e quindi essendo che il numero inizia anche per vocale nell'87. Però in questo caso io lascerei a te la decisione perché dipende molto dal contesto. Allora, dobbiamo ricordarci che l'italiano è una lingua utilizzata nella pratica e dal punto di vista colloquiale e dal punto di vista informale vi è un registro linguistico diverso a seconda delle necessità. Dunque, dal punto di vista letterario o da un punto di vista storico, l'utilizzo del passato remoto è sicuramente da prediligere. Per esempio, non so se io voglio dire Alessandro Manzoni nacque, ok? Nacque. Se stiamo parlando di un personaggio storico, giusto per capirci, personaggio storico, io posso tranquillamente utilizzare il passato remoto, soprattutto per citare alcuni passaggi importanti di questo personaggio, per esempio, Alessandro Manzoni nacque, oppure si sposò, ok? Ci capiamo? Si sposò oppure morì. E quindi utilizziamo il passato remoto, va bene? Il problema, scusate, l'ho scritto male, il problema è praticamente che se io sto parlando di una persona, magari conosciuta, una persona che vive attualmente nella mia famiglia ed è in vita, io personalmente eviterei l'utilizzo del passato remoto semplicemente perché potrei utilizzare il passato semplice, va bene? Direi per esempio, e lo posso dirlo, sa, vamos a ver, io posso dire mio padre si sposò, ok? Però se mio padre sta in vita, io sencillamente quiero de forma colloquial e informal utilizzare un italiano come se le utilizza tipicamente las conversaciones informales. Posso e tipicamente dirò mio padre si è sposato, ok? Por el simple hecho de que hacemos tipicamente in Italia una differenza sostanziale entre l'italiano literario e l'italiano storico, l'italiano che utilizamos por hablar de que utilizamos para hablar de personajes históricos o por situaciones remotas y queremos distanciarnos, no solamente desde el punto de vista letterario, sino proprio conceptual, perché stiamo parlando di una cosa ajena o alejada nel tempo, in lo che queremos resaltar la distanza remota o la distanza también metafórica, però se sta una persona in vita y es una persona con la que tenemos familiaridad, tipicamente utilizamos el pasado normal. El pasado remoto se utiliza muy poco en Italia. Se utiliza un poco más en el sur de Italia, solo para que sepan que el italiano coloquial, el italiano informal, típicamente es un italiano menos articulado y menos complicado del italiano que podemos encontrar en ciertos libros. Es importante. Sí, si quieres definirlo de una forma muy, 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 digamos así, sencillita y reducida, se puede decir que el pasado remoto es per date storiche, per contesti specifici. Con terminologie, discipline che hanno una necessità, di creare una nomenclatura anche formale di tipo storico, ma se noi parliamo di situazioni che sono successe relativamente, in un arco temporale degli ultimi 20-30 anni, utilizziamo un passato normale. Comunque, bravo perché mi fa tanto piacere che tu fai delle domande interessanti e intelligenti. Infatti, voglio ringraziare a Pietro è una cosa che mi gusta molto è quando los estudiantes participan, perché la forma, la unica forma e la forma privilegiata con la che è possibile apprendere è letteralmente tener la humildad y la inteligencia de hacer preguntas. Yo veo que muchas personas avanzan
poco por la simple vergüenza de exponerse, de meterse en la situación de a lo mejor hacer preguntas que temen puedan ser no tan inteligentes, se hacen muchos problemas. Yo creo que una persona como está demostrando Peter, que prácticamente pregunta constantemente, a pesar de ya tener una muy buena, digamos así, un muy buen conocimiento del italiano, demuestra que él va a ir mucho más rápido por el simple hecho de que está muy motivado en aprender y lo demuestra como haciendo preguntas a la derecha y a la izquierda, porque de esta forma asimila contenidos, asimila y puede comparar las varias respuestas. Esto es algo que yo comparto en la práctica debido a mi increíble curiosidad y deseo de aprendizaje. Adesso lo dico in italiano. Una cosa che vorrei che le persone comprendessero per facilitare, per aumentare, massimizzare il processo dell'apprendimento è proprio la forma mentale che prediligo e che in ogni caso dà più frutti, che è proprio questa mente inquisitiva, questa capacità di essere determinati nell'apprendere con curiosità, nel divorare proprio l'apprendimento anche con un'attitudine mentale molto ottimista, di desiderio per la conoscenza e soprattutto avere l'umiltà di fare tante domande, perché non esistono domande stupide, esistono solamente risposte stupide. Quindi domandare è più che legittimo ed è molto intelligente, perché in questa maniera si può imparare moltissimo. Bravissimo, quindi Peter, mi fa molto molto piacere. Esattamente, vedete, Peter sta interagendo con me in questo momento ed è un ottimo utilizzo di questo tempo, perché il tempo può essere utilizzato in maniera attiva o purtroppo anche in maniera, diciamo, un po' sprecata. Quindi è molto importante che le persone utilizzino il tempo in maniera anche parsimoniosa e produttiva. Per esempio, il fatto che lui sta partecipando con noi in questo momento significa moltissimo. Quindi lui sta apprendendo questa classe e sta investendo il suo tempo in maniera molto attiva. Dice, ti racconto un po', ho assimilato un sacco di cose senza necessità di memorizzare, grazie all'ascolto costante di tutti i giorni. Questo è molto importante ed è molto vero, cioè praticamente ascoltare, assorbire, assimilare è una metodologia assolutamente funzionale. Per esempio, una delle maniere con le quali io stesso ho imparato molto la lingua inglese è stata interessandomi di argomenti che ripetevo e assimilavo in maniera molto, diciamo, umile ma continuativa nel tempo, e a un certo punto ho assimilato ed acquisito così tanta conoscenza fonetica, semantica, linguistica, sintattica, che a un certo punto poi la lingua inglese è diventata una conseguenza naturale del mio pensare. E para que nos entendamos, los niños tienen la perfecta metáfora de aprendizaje a ofrecernos, porque ellos asimilan mucho antes que el periodo escolar. El periodo escolar sirve nada más para estructurar el pensamiento y para articularlo en una forma que tiene incluso motivos de tipo sociales, además que culturales, pero el lenguaje empieza cuando el niño, por motivos de quererse expresar, asimila literalmente los fonemas de mamá y de papá y los contextualiza en el espacio, en el tiempo, según los fines, y empieza luego a emular, asimila, asimila, asimila y luego emula, intentando repetir los fonemas, y en breve tiempo aprende con intentos, muchos de los cuales son fracasados, pero eso no mengua, digamos, la capacidad de aprender en autonomía. Una de las cosas por la que quiero pasar, evidentemente, en esta simple conversación que estamos haciendo con respecto al aprendizaje, es que no todas las técnicas de aprendizaje son igualmente buenas, y la actitud que tienes al momento de aprender es completamente fundamental. ¿Por qué?
Porque gracias a Dios que los niños cuando son muy pequeños aún no tienen barreras críticas que interfieran con su aprendizaje. En pocas palabras, los niñitos pequeños no son autoconscientes, por lo tanto no se meten en rollos mentales, lo he dicho mal, no he sido bien, no he sido capaz. Es una cosa que empieza a formarse ya hacia los 5, 6, 7 años. Entonces, afortunadamente, las cosas más importantes las aprenden, como a caminar, primero gatonar, luego caminar, y el tema de hablar, lo aprenden en un momento en que aún su pensamiento crítico no existe, no se están enrollando con autoconciencia diciendo lo he dicho bien, lo he dicho mal, solo lo intentan. De hecho, tú vas a ver un niñito gatonando, luego intenta levantarse, luego cae, se levanta, cae. Es un proceso que parece no terminar nunca. De la misma forma, va, a la, da, da, ma, y luego aprenden pequeñas palabras. Pero ellos no se sienten frustrados porque la primera no lo lograron. En cambio, el problema fundamental por lo que las personas no son capaces, o mejor dicho, se impiden a sí mismas el aprendizaje, es porque cultivan nociones, cultivan actitudes mentales que literalmente destrozan el proceso del aprendizaje, lo limitan y lo impiden activamente, sencillamente con pensamientos como constantemente monitoreando, lo he dicho mal, me suena fatal, qué estúpido soy, qué tonto soy, no es posible, mira, esto me suena demasiado fatal, mejor no lo intento, no soy bueno para nada y bla, 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 bla. Y por eso no lo intentan, no hacen lo que deben de hacer, ¿ok? Salutiamo l'ultima volta appunto questo messaggio di Pietro, Peter, che dice: io sto sfruttando il mio tempo ora, mi sono proposto di imparare l'italiano, il portoghese e l'inglese, adesso solo devo migliorare il mio parlato perché ho già messo a prova il mio italiano con i nativi. Bravo, l'importante è continuare a migliorare, mi sono proposto di imparare l'italiano, te dico questa pequeña cosa per aiutarti, perché ti sto dicendo che tienes que decir mi sono proposto y no me ho proposto, porque las veces en que tú quieras expresarte de forma reflexiva, es decir, cuando tú dices, por ejemplo, mi sono svegliato, mi sono lavato, mi sono alzato, mi sono preparato, estas cosas, cuando los verbos quieren ser reflexivos, es decir, que el sujeto es el mismo objeto de la acción, entonces yo me he lavado a mí mismo, yo me he despertado a mí mismo, yo me he preparado a mí mismo, en este caso, en italiano utilizamos prácticamente el verbo auxiliar, essere, quindi io mi sono preparato, mi sono alzato. Esto también con lo que típicamente es el verbo auxiliar essere, que se utiliza también con el movimiento, con el cambio de estado. Quindi, sono cresciuto, sono nato, oppure sono andato, oppure, per esempio, sono tornato, oppure mi sono trasformato. Non so in che uno si è trasformato, però para entendernos, no? Ok? Quindi i verbi di movimento, i verbi riflessivi, i verbi di cambiamento utilizzano l'ausiliare essere al passato. Salutiamo anche a Maggi, come stai cara Maggi? Ciao, grazie a te Pietro, mi fa molto molto piacere assolutamente poterti aiutare. Per me è molto più piacevole, molto più appagante poter rispondere alle vostre domande, quindi assolutamente bravo, un esempio Peter è proprio quello, quanto sei dimagrito Marco, oppure quanto sei ingrassato, eccetera eccetera, ottimo, bravissimo. Vediamo cosa mi dice il nostro amico, del quale chiedo perdono, a volte mi dimentico il nome. Mi dice: ci sono persone reali con i nomi del Rigoletto, quindi Leporello, Tosca, sono nomi usati esclusivamente in quelle opere? Beh, dal punto di vista collettivo, generico, se vogliamo proprio generalizzare, chiaramente questi nomi sono nomi tipicamente letterari e sono invenzioni o comunque sono nomi d'arte che vengono utilizzati tipicamente esclusivamente per le opere. In Italia, io credo che tu hai fatto una ottima domanda, y la voy a responder dentro un segundo, quería solamente recordar, ya que hay muchas personas nuevas que nos están escuchando y
si tal vez le está gustando la conversación que hacemos activa con algunos estudiantes aquí, quería que supieran, sobre todo los nuevecitos, que aún no están suscritos al video curso gratuito italiano, que lo hagan ya, porque ven aquí en esta página todo el tiempo, marconisida.com, es mi página oficial, y ahí con su correo electrónico, en 2 segundos, de forma inmediata, se pueden suscribir al video curso gratuito de italiano, que es un curso básico que desde cero les enseña con frases y diálogos de la vida real a poderse expresar y comunicarse en italiano sin esfuerzo, de forma estructurada, porque todos los días les voy a enviar un video nuevo que les permite hablar dentro del contexto de la vida real de forma súper fácil, práctica, para que no pierdan tiempo demasiado en teorías inútiles y realmente empiecen de una vez a comunicarse, gozando de la alegría también de poder sentir que dicen las frases, que dicen que pueden dialogar, que pueden mantener diálogos en italiano ya desde la primera semana. Por lo tanto, suscríbanse al video curso de italiano gratis en marconisida.com con confianza y a su correo electrónico van a recibir los videos. Allora, la domanda che mi sta facendo il nostro amico, perdona, ricordami il tuo nome reale, però su nickname è The Toy Collector Sevilla, quindi si vede che è una persona molto amante dell'opera lirica. Allora, questi nomi tipicamente sono nomi d'arte, sono comunque dei nomi che vengono utilizzati tipicamente ad uso letterario. Perché? Perché in Italia, dal punto di vista dei nomi che si utilizzano per le persone, vi sono comunque delle regole che magari non sono necessariamente delle regole scritte, ma sono delle regole di convivenza sociale e anche e soprattutto abbiamo una tradizione specifica, per cui noi tipicamente evitiamo i nomi che possano creare problemi ai nostri figli. In poche parole, in Italia, dal punto di vista dei nomi di persona, siamo ancora molto tradizionalisti e quindi tendiamo ad utilizzare dei nomi che abbiano o una rilevanza culturale o che siano nomi conosciuti o che siano comunque nomi popolari oppure nomi biblici. Quindi abbiamo una tradizione e tipicamente in Italia è praticamente impossibile che accadano fenomeni molto molto utilizzati, come per esempio in America Latina. Che se io lo dico in español para que me entiendan los nuevos, en América Latina es muy probable de vez en cuando que personas se llamen Erickson, se llamen con nombres, digamos, que salgan de la imaginación o que salgan de deseos personales, de imitación de nombres que sean de otros países, ¿no? Se utilizan muchos nombres exóticos o incluso de cualquier tipo de otra cultura. En Italia no, en Italia típicamente utilizamos nuestros nombres italianos, somos muy tradicionalistas, por lo menos aún en cuanto a nombres que sean nombres populares, italianos, típicos, o sencillamente del abuelo, para ponerse al nieto, o que sean nombres bíblicos. Es muy, diría propio, rarísimo en Italia que tengas nombres que sean de otros países o que sean nombres que parezcan, digamos, demasiado exóticos. Ok, quindi spero di aver risposto alla tua domanda. Salutiamo Aletti. Abbiamo Giovanna che mi dice che Milano è una città da sogno. Se vogliamo, possiamo vedere brevemente qualche fotografia della città di Milano, che perché no posso condividere con voi qualche bella fotografia, vediamo se la troviamo, qualche fotografia di Milano da condividere con la nostra amica. Allora proviamo a farlo insieme, vediamo se ci riusciamo. Ops, Milan, lo scrivo in inglese, vediamo se troviamo qualche cosa. Ecco, queste sono alcune delle fotografie che sono disponibili in questo momento, quindi Milano, città da sogno, e vedete, alcune di queste foto sono molto riconoscibili. Abbiamo chiaramente la Cattedrale di Milano, abbiamo la galleria appunto adiacente alla bellissima Piazza Duomo, e poi ci sono chiaramente anche altre situazioni dal punto di vista artistico. Guardate Piazza Duomo quanto è bella, veramente bellissima, e molte persone amano la città di Milano. Altre un po' meno, semplicemente magari perché in parte la città di Milano rispetto ad altre città d'arte
e magari una città un pochino più caotica, perché non è facile vivere nella città di Milano, è un pochino complessa, soprattutto dal punto di vista dei costi economici. Ricordiamo che in Italia ci sono città che sono chiaramente più care e magari anche più caotiche di altre. Per esempio, Yara mi dice che il mio nome è un nome dell'Uruguay, Yara, quindi è un nome tipico. Salutiamo anche a Marlisa. Ecco, Yara mi sta scrivendo da Panama, però il suo nome è uruguaio. Claudia, ti saluto, come stai? Un forte abbraccio. Abbiamo anche Laura che mi dice: io sto lavorando e non posso interagire. Un saluto del cuore, un saluto anche a te, un forte abbraccio, cara Laura, spero che tu stia bene. Salutiamo anche Adriana, sto molto bene, grazie a Dio, spero che anche tu stia bene. Salutiamo anche Fabio che mi dice: ottima spiegazione, ne sono felice, molto bene. Salutiamo anche Elio Mar, per esempio, che bel nome, Elio Mar. Graziella mi dice che Pasquale è un nome molto comune. Effettivamente Pasquale è un nome comune, magari non uno dei più comuni, però sicuramente Pasquale ha un riferimento anche dal punto di vista della tradizione cattolica, perché il periodo pasquale è chiaramente sinonimo di tradizione cristiana, e quindi per quello che Pasquale è per alcuni un bel nome. Per esempio mio nonno si chiamava Pasquale e dal punto di vista della tradizione avrei dovuto ricevere il nome dal nonno per qualche strana ragione, ma in realtà più che altro per volontà di mia madre decisero di chiamarmi Marco, e quindi questo fu in alternativa al nome che potevo aver ricevuto, che era quello chiaramente del nonno. Vediamo qualche altro messaggio. Mi fa molto piacere averli, i vostri, e voglio conoscere l'Italia, in particolare voglio conoscere Roma. Vediamo qualche fotografia insieme anche di Roma, perché è una città meravigliosa che vale la pena di visitare, chiaramente. Roma, città chiaramente conosciuta in tutto il mondo, città amata, città nella quale ho avuto il privilegio di vivere in un periodo speciale della mia gioventù. Guardate quanto è bello comunque il Tevere, il Lungo Tevere, bellissimo, i fori imperiali. Abbiamo qui Castel Sant'Angelo, tra l'altro bellissimo, proprio intorno a questa magica presenza fluviale del Tevere. Questo chiaramente lo riconoscerete tutti, questa è praticamente Piazza San Pietro, questo è il Colosseo e questo è il Pantheon, o Pantheon come volete voi pronunciarlo, l'altare della patria. E questo dovrebbe essere la Fontana di Trevi, se ricordo bene. E insomma, meravigliosa Roma, soprattutto anche per la sua capacità culturale. Ripeto che si desean aiutarmi, puoi diffondere questo video, compartirlo, darle like, perché di questa forma más personas pueden aprender a comunicarse italiano. Recuerdo che además se pueden suscribir al canale YouTube Marco Nisida e suscribirsi al video corso gratuito italiano en marconisida.com con su correo elettronico. Ecco, Maria sicuramente ci ricorda il Colosseo. Tra l'altro il Colosseo è una delle creazioni architettoniche più famose dal punto di vista della storia dell'arte e anche della storia millenaria, che chiaramente ha degnato l'Italia di così tanta popolarità in tutto il mondo. E abbiamo poi una domanda da Peter che mi dice: quante lingue parli, Marco? Allora, diciamo che più o meno come l'italiano, in questa maniera, con questa facilità, parlo lo spagnolo, parlo l'inglese e parlo il portoghese. Poi dal punto di vista della passione, quindi della possibilità bene o male di comunicare, seppur in maniera imperfetta, ma per farmi capire posso utilizzare anche il francese e anche un po' il rumano, quindi della Romania. Mi piace moltissimo comunque imparare le lingue, ma a volte ho poco tempo, quindi faccio
quel che posso. C'è stato un periodo in cui avevo imparato alcune frasi in cinese, in russo, semplicemente perché è molto divertente, molto piacevole conoscere nuove lingue, molto stimolante. Poi a me che piaceva molto viaggiare, soprattutto nell'epoca follia, come la chiamo io. Ecco, una lingua interessantissima che mi piacerebbe imparare è l'ebreo. Ma voi sapete che magari lo farei non tanto perché mi piaccia la fonetica della lingua ebrea, ma sicuramente molto interessante dal punto di vista della conoscenza biblica, ed è molto interessante anche dal punto di vista etimologico e filologico. Perché? Perché la lingua ebrea ha una assoluta rilevanza dal punto di vista concettuale, e credo che dal punto di vista del linguaggio, per le persone che amano come me le lingue, la peculiarità, la specialità della lingua ebrea è che le parole, ed anche poi i nomi, così come anche i vari fonemi, quindi proprio ogni fonema e ogni lettera dell'alfabeto ebreo, ha praticamente una rilevanza ed un significato proprio. Quindi praticamente, faccio un esempio, Adam ed Eva sono parole che nel loro corrispettivo ebreo hanno un significato, hanno una rilevanza. Quindi nel linguaggio ebreo viene codificata una semantica, un significato molto molto importante. Per esempio Adam significa l'umanità, Eva significa vita. Quindi l'incontro tra l'umanità e la vita sono cose molto molto interessanti. Poi abbiamo una domanda che mi ha fatto Peter. Mi dice: in quanto tempo hai imparato lo spagnolo, amico? Allora, dipende da quello che chiaramente noi intendiamo per imparare. Il mio processo di apprendimento della lingua spagnola è stato comunque breve nella fase iniziale, perché io avevo la necessità di imparare la lingua spagnola per motivi personali, per motivi anche, diciamo, del mio desiderio di conoscere, di imparare, di viaggiare, e per la motivazione soprattutto di conoscere le persone, le amicizie, eccetera, eccetera. E quindi la lingua spagnola sicuramente è stata una lingua relativamente semplice da imparare in pochi mesi. Quindi nel giro di 3-4 mesi io comunque riuscivo a spiegarmi e a comprendere perfettamente lo spagnolo, però poi nel giro magari di un anno è stato poi per me più facile avere un perfezionamento della lingua, e poi ho iniziato a cimentarmi anche nella scrittura di libri in spagnolo. Però ti ripeto, questo al día de hoy non lo saprei nunca, perché claro, io tengo solo questa esperienza, mia esperienza, por lo tanto non puedo realisticamente conocer la differenza entre mi aprendizaje y lo de los demás. Però una cosa che muchas personas me han dicho, però repito, non so se è cierta, perché depende también della maniera, dell'aptitud, de muchas cosas, si es que tengo más facilidad para aprender los idiomas que otras personas. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de los resultados, típicamente aprendí con cierta facilidad. Allora, vediamo un attimino. Graciela, che mi scrive, mi dice: ho conosciuto Napoli, Pompei, Firenze, Pisa e Roma. Ho conosciuto Napoli. Ah, ok, lo stesso messaggio ripetuto. Allora, in questo caso ti consiglio solamente, ti suggerisco, di togliere l'accento dalla E, così la puoi differenziare e la puoi trasformare giustamente in una congiunzione, ok? Ora también quiero responder a alguna pregunta en español que me llega, por ejemplo, de Carla, me dice: ¿con qué tengo que empezar para aprender rápido el italiano? Yo siempre lo digo, y por esto es que lo repito a veces de forma redundante, si las personas quieren realmente aprender a comunicarse en italiano, yo no perdería más tiempo y me iría directamente a esta web, que es mi página web, marconisida.com. Me suscribiría inmediatamente al video curso gratuito de italiano, porque es gratuito, es solidario y es súper eficaz, para que desde cero tú puedas aprender de forma muy rápida y eficaz las frases, los diálogos básicos para empezar
a tener unos fundamentos. Si luego me haría los demás cursos que tengo ahí disponibles. Porque cuando encontré para los idiomas, encontré una triste realidad a mi alrededor. O sea, era bastante claro que los métodos de aprendizaje eran terriblemente obsoletos. O sea, lo digo y lo sigo diciendo al día de hoy. Los estudiantes que han estado estudiando directamente conmigo, típicamente, aquellos sobre todo que estudian y practican tal y cual se lo sugiero, pues tienen unos resultados increíbles, sobre todo si comparados a muchas academias tradicionales donde los atormentan con una teoría aburrida y con gramática sin que tengan ninguna esperanza de aprender rápidamente a comunicarse en italiano, porque verán, el punto es este. Los idiomas no se aprenden de forma estructurada, los idiomas se aprenden de forma asimilada. Es un gran error, sobre todo porque es mecánico y completamente antinatural meterse a estudiar un idioma de forma estructurada, empezando por la gramática. Es prácticamente como si las personas que quieren aprender a tocar un instrumento musical empezaran, como hacen lamentablemente, por la parte más tediosa de la gramática musical y nunca tocasen ni siquiera una sola vez el piano. No funciona así la motivación, no funciona así la pasión, no funciona así el aprendizaje. Nosotros somos entidades metafísicas y a la vez somos personas experimentales, vivimos la experiencia, necesitamos tocar, sentir, emocionarnos. Y los niños, cuando aprenden los idiomas, lo hacen de la forma más práctica, más eficaz que exista. Es por esto que estamos cableados de tal forma en que asimilamos los idiomas. No tanto para estudiarlos de esa forma. Pero, claro, los métodos a veces hay diferentes. Yo te sugiero el método de la asimilación, vas directamente aprendiendo súper rápido, que es el método que yo he utilizado para aprender todos los demás idiomas. O sea, yo jamás he abierto un libro de gramática española, para que tú me entiendas. Lo hice solamente en su momento cuando tenía que explicar cosas a mis estudiantes en italiano, pero es para que veas que funciona. Vediamo un attimino, qualche altro messaggio. Y la misma cosa respondo a María. María, mientras tanto, si quiere estudiar conmigo, pues, nuevamente, son ya tantos miles de estudiantes que han tenido resultados estupendos, que puedes ir a ver también en los testimonios que me han dejado en marconicia.com para suscribirte en uno de mis cursos, empezando por el gratuito, luego si quieres seguir por el semestral, por el style completo, el intermedio, el avanzado, etcétera, etcétera. Vediamo un attimino un altro messaggio che mi mandate. Mi manda questo messaggio Edgar. Marco, puoi salutare la signora Gladys che sta a mio fianco ascoltando e vedendoti. Mi dice che le piace il suono della tua voce. Grazie Edgar e soprattutto grazie alla signora Gladys. Un saluto cordiale ed affettuoso alla signora Gladys, che insomma è molto gentile con me. Sono felice che la lezione vi stia piacendo e vi auguro realmente una fantastica giornata. Saluto anche a Golden Times. Abbiamo Maria che mi sta facendo una domanda. Mi dice: che stai facendo? Che stai facendo? Lo scriviamo bene così. Allora, che stai facendo? Che stai facendo? E io ti posso dire: sto insegnando l'italiano. Oppure potrei dirti: sto parlando sul mio canale YouTube, no? Anche se non sono, diciamo, risposte trascendentali sul mio canale di YouTube. Ovviamente stiamo scherzando, e la domanda è: cosa stai facendo tu in questo momento, ok? Quindi io sto parlando, sto insegnando la lingua italiana, sto conoscendo delle persone che mi scrivono da varie parti del mondo, sto guardando il monitor e la telecamera attraverso la quale mi comunico con voi, sto rispondendo ai vostri messaggi. La cosa interessante, la pregunta che mi has hecho, è che vamos rapidamente, aquí cerramos la lección de hoy, a ver cómo podemos utilizar el verbo stare, que sería sto, si lo digo yo al sujeto, digamos, singular,
stare più il verbo al gerundio, ok? Eso es muy importante porque nos da la habilidad de decir un montón de cosas que están pasando en el momento presente. Por ejemplo, sto mangiando, sto vivendo, sto leggendo, sto parlando, sto ascoltando. La cosa interesante es que mediante esta, digamos así, estructura verbal, lingüística, podemos decir un montón de cosas. Quindi, si tú quieres decir alguna situación, alguna acción, algún verbo que estás haciendo, ¿no? O alguna acción que estás realizando en el momento presente mientras la haces, es suficiente que utilices el verbo stare, stare, y luego utilices el verbo conjugado al gerundio. Típicamente lo entiendes, termina en ando, enendo, ¿ok? È molto facile, quindi sto mangiando, sto vivendo, sto leggendo, sto parlando, sto ascoltando, sto viaggiando, ok? Eccetera, eccetera. Per esempio, Maria dice sto parlando, un attimino che si carica, sto parlando lo spagnolo e l'italiano. Mi fa piacere anche che Yara abbia imparato una frase ieri. Poi io ringrazio tantissimo anche la nostra amica Laura che manda un messaggio che desidero pubblicare perché è un messaggio molto carino. Mi dice, maestro, somos 129.000 suscritos a tu canal y quisiera tocar el corazón de todos aquí para hacer una donación a tu web por tantas clases interesantes gratis. Y Dios se lo multiplicará. Yo te agradezco mucho, Laura. De verdad que me tocas el corazón porque eres prácticamente una de las poquísimas personas que se ha puesto, digamos, en mi lugar y creo que lo que mueve tu corazón es entender que hay un esfuerzo detrás de todo lo que hago y es un esfuerzo que hago con amor, con solidaridad y que claro, ojalá, muchas gracias por tu invitación. Le sorprenderà a las personas que me siguen que a pesar de tener muchos suscriptores, una de las cosas que me ha pasado es que mi canal se volvió prácticamente invisible a raíz de la batalla que yo hice para defender y difundir la verdad y esto claramente me ha puesto en la situación de que para ir en contra de un sistema de mentiras claramente he sido penalizado bastante. Por lo tanto, la cosa más increíble es justamente que a pesar de haber llegado, alguna cosa buena habré hecho en el pasado, como para llegar a 129.000 suscriptores en un canal que debería ser un canal grande, típicamente cada vez que estoy aquí en vivo, como en este momento, no somos más de 30 o 40 personas. Quiero entonces que entiendan que debe de pasar en el algoritmo de YouTube o en esos algoritmos de las varias plataformas en las que emito como Facebook, para que cumulativamente, de forma en la sumatoria de todos los espectadores que podrían estar mirándome, solamente el algoritmo de YouTube y Facebook se muestre estos directos, esos vivos, estos videos que hago a unos 30, máximo 40 personas en contemporánea. Significa prácticamente que de los 129.000 suscritos que tengo solamente en YouTube, el algoritmo de YouTube dice que solamente como 15, 20 personas ven un video cuando lo emito. Y eso significa que sobre 129.000 personas, que parece como una ciudad pequeña de Italia o pequeño media, pues solamente 15 personas ven los videos que hago. Entonces, claro, quiero que se imaginen lo duro que es para mí, no se lo puedo evitar comentar, por eso agradezco mucho a Laura, no creo que se puedan imaginar lo duro que es para mí saber que a pesar del contenido de calidad, a pesar del esmero, a pesar del sacrificio, el mero hecho de tener en contra mía a esos tecnócratas que claramente ponen con un algoritmo pues una forma de censura con mi persona, es bastante duro. Por lo tanto, si alguien quiere colaborar, con mucho gusto, y lo agradezco. Además, que si pueden dar like a este video o compartirlo, ayudaría mucho.
Pero bueno, yo lo que hago es, lo que hago porque así siento hacerlo y lo seguiré haciendo. Así que muchas gracias, Laura. De verdad, muchas gracias. Pueden, si así lo desean, claramente compartir, contribuir, si así lo desean, con una donazione en marcoinsia.com. Grazie a tutti, vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Ti ringrazio, Laura. Yara también, muchas gracias por tu mensaje. Proviamo a fare tutto quello che possiamo. Intentiamo hacer todo lo que no le puedo tampoco evitar mencionar que este mundo está o sí amañado para que las personas de bien suelan sufrir mientras si eliges el camino fácil de la conveniencia personal y te vendes al sistema, lo tienes todo facilito. Pero claro, por hacer yo, digamos así, unas decisiones de tipo moral y de servir a la verdad y de servir a la justicia y de servir al bien y por amor y servicio a los demás, pues claro, estoy pagando lo que ese sistema bestial impone. Y es bueno, ya no quiero seguir con ese tema porque intento de vez en cuando yo también uf, tener paciencia, así que muy bien. Me preguntan, me dicen María, si puedo hacer el stream en Twitch para no ser penalizado. Sí, yo estoy también en Twitch haciendo la directa en este momento, pero es que en Twitch no he visto ni siquiera una visualización jamás. Por lo tanto, de eso también habría que explicar cómo funciona y por qué. Aparentemente hay algo con mi nombre y con mi apellido que pues hace que en cualquier plataforma haya esta problemática. Porque claro, ustedes tienen que saber que en ese sistema, digamos, digitalizado, cada uno de nosotros ya tiene un crédito social, tiene como una forma de ser localizado, de ser, digamos, etiquetado, de ser, de alguna forma, se te pone de forma algoritma un puntaje en tu cabecita, donde se entiende si es que estás con el sistema o no. Por lo tanto, pues esa información es pública. Yo estoy quemado, si así se puede decir, en el sentido de que, claro, estar con Cristo, y lo digo porque eso es lo que me ha tocado, estar con Cristo, estar con la verdad, estar con la justicia, estar con el bien, estar, significa persecución, esto lo sabemos y ya está. Así que muchas gracias por quien dará like, casi, casi, digamos, de verdad que eso es muy, muy útil. Salutiamo a Marines, salutiamo a Adriana, a tutti quanti. Io ragazzi vi ringrazio per la vostra gentile attenzione. Vi auguro una buona giornata. Io adesso magari vi saluto, vi abbraccio con forza. Spero che stiate tutti molto bene. Mi raccomando, continuate a resistere. Cerchiamo di essere forti. Se quieren suscribirse al video curso gratuito italiano, hágalo aquí en marconisida.com para recibirlo al correo electrónico. Compartan este video si les gusta. Suscríbanse a Marconisida en YouTube. Yo vi saluto, vi abbraccio. Ciao Adriana, ciao Maria, Yara, Gabriella, Margaret, abbiamo Laura, Tede. Tutte le persone, Susanna di buona volontà, vi ringrazio, Pietro, Peter, eccetera, eccetera. Vi abbraccio tutti con amicizia, ci vediamo alla prossima. También, si están suscritos en YouTube, activen la campanita para que les notifiquen cuando praticamente emito en vivo, ok? Anche perché queste, diciamo, queste lezioni le faccio per voi ed è un piacere per voi che siate qui. Un forte abbraccione, ci vediamo alla prossima. Ciao da Marco, un abbraccione, a presto, eh? Una buona serata e buona cena. Ciao anche Edgar, ciao ciao.